Grazie a tutti, cercherò di essere breve, fermatemi perché di solito non sono breve. Io sono Claudia Ravaldi e sono un medico, sono uno psichiatra, ma sono anche la fondatrice della prima associazione, della più vecchia, che si occupa di lutto perinatale in Italia, che è Ciao Lapo. Lapo era il mio secondo figlio che è nato morto al termine di una gravidanza fisiologica per un problema di trombosi massiva del cordone. Sono però qua anche perché credo molto nell'integrazione di quelli che sono le menti e i saperi, quindi mi fa molto piacere che insieme a altri colleghi abbiamo fondato una consulta che avrà vita, no? Sarà istituzionalizzata fra poco. Mi fa piacere vedere dei volti che seguo e che conosco e che si occupano con interesse, zelo e serietà di una materia che è molto complessa, perché noi parliamo di un rischio di mortalità materno-infantile che fortunatamente sono estremamente bassi. Questo, come dico sempre, è un punto di vantaggio, perché il fatto che sia estremamente basso non significa che è trascurabile, ma significa che possiamo potenziare tantissimo gli interventi su una serie di livelli. Quelli presentati oggi sono sicuramente fondamentali. L'informatizzazione della cartella è necessaria e non è necessaria solo ai fini di eventuale rivalsa del genitore paranoico. E lo dico perché noi rappresentiamo circa 5.000 genitori, ne sono passati così tanti in 9 anni da noi e il tasso di denunce appropriate è molto basso. Veramente molto basso, perché l'errore medico si conta davvero fortunatamente sulla punta delle dita. Il tasso di denunce per cattiva assistenza psicologica e umana è invece molto alto. E questo vorrei dirlo perché da psicoterapeuta e psichiatra mi occupo tantissimo di post-traumatico da stress e la maggior parte delle donne che viene da me con i bambini vivi, quindi in assenza totale di danno al bambino, hanno dei danni corporei. Hanno una cattiva assistenza che riguarda, fra virgolette, un presunto, un reale abbandono a se stesse in un momento ignoto come quello del parto. Abbiamo qui in sala tutta una serie di persone che hanno scritto moltissimo sulla naturalità dell'evento, sulla fisiologia, sul rispetto. La nascita rispettata non è una robina bella coi fiocchetti che va fatta solo quando si può, andrebbe fatta sempre. E mi riferisco in particolare, e poi veramente chiudo, ai 1.000 bambini che ci sono nati dopo le morti in utero e le morti di prematuri che abbiamo assistito con l'associazione. Sono zia di altri 1.000 figli, no? Come dico sempre, perché questi parti sono un po' anche miei, nel senso che il parto successivo a un evento grave di per sé spesso viene medicalizzato perché ci sono dei rischi precedenti di patologia materna o fetale che non sono viabili, ma diventa difficile l'evento parto perché la psicologia, la psiche di questi genitori si scontra con la paura di noi operatori che accada di nuovo l'evento, con un'allerta e soprattutto con l'idea che siccome è un altro parto e le cose stanno andando bene, non c'è ragione che la signora sia inibita e invece sappiamo che il corpo ha una memoria importante. Per cui l'idea che di nuovo sono a suggellare oggi è che se potessimo davvero, per il rispetto della fisiologia, iniziare a riconoscere quando c'è la patologia, non arrivare in fondo, perché la signora, diceva Federica prima, è importante informare le mamme, possibilmente non appena c'è l'emergenza in atto, c'è un percorso fisiologico che poi diventa patologico, è più accettato e ha meno rischi di post-traumatico da stress e di difficoltà dell'accettazione dell'evento negativo nella donna, nel padre. Il padre in sala parto quando vuole ci deve stare, va supportato anche lui, perché l'informazione, il sapere che hai delle competenze e ci sono dei limiti della medicina ad oggi non viabili, è la vera ricchezza. E va in quello che dicevamo prima, ridurre i contenziosi inutili e migliorare la nostra practice e migliorare la salute mentale e il benessere delle persone, che non è più argomento viabile. Grazie mille. Io propongo di dare.